dell'istituto complesso di cura, la maggior parte quindi sapete che il comune ci tiene in maniera particolare per tutte le scuole, che ci collabora, ci gratifica ed è sempre presente nei momenti importanti, come può essere anche quello di questa giornata. Qui le diamo subito la parola e la ringraziamo ancora di essere qui. Dire ancora una volta che ringraziamo l'alberghiero per l'opportunità che ci offre in questa nuova quest'anno, perché più volte abbiamo parlato con il professor Pescarini, che ha avuto contatti proficui e assidui anche con le nostre funzioni strumentali, con tutti i nostri docenti, proprio perché volevamo ridisegnare questo percorso di orientamento. Quindi grazie a voi per averci accolto. Mi unisco ai ringraziamenti che ha fatto prima la professoressa Nicoi per il comune di Pula, perché comunque anche dal nostro punto di vista abbiamo sempre il supporto, la presenza costante e la sensibilità da parte del comune nei confronti delle nostre esigenze. In riferimento all'orientamento, solo due cose: ci fa tanto piacere essere qui oggi, ci fa piacere condividere con voi questo percorso, perché vogliamo che sia un percorso costruito insieme, era proprio questo l'intento delle iniziative dell'orientamento, e soprattutto vorremmo che l'orientamento non fosse un qualcosa che inizia e termina il mese prima delle iscrizioni e dell'ultimo anno dei vari cicli di istruzione. Vorremmo che l'orientamento fosse un percorso che dura durante tutto l'arco della vita di un individuo e quindi, per quanto ci compete, per tutto l'arco di istruzione. Vorremmo cominciare questo percorso anche per affinare le nostre tecniche di orientamento e far sì che non ci ritroviamo ad orientare i nostri ragazzi solo nelle classi terminali e l'ultimo periodo, ma affinché siamo in grado di orientare, far venire fuori, motivare, valorizzare tutto quello che loro hanno e possono offrire. E quindi è per questo che accogliamo con grande entusiasmo queste iniziative che pervengono insomma da tutte le scuole, che naturalmente si propongono e si offrono a noi, proprio perché vogliamo che l'orientamento sia ampio per i nostri alunni, ma condividiamo e sposiamo in modo particolare l'offerta dell'orientamento che proviene dal territorio in cui i nostri alunni vivono tutti i giorni e in cui i nostri alunni vorremmo che rispendessero le competenze acquisite. Quindi sposiamo in particolare l'alberghiero, perché naturalmente risponde a quelle che sono le esigenze del territorio, e come diceva giustamente il sindaco, è una scuola dove, come tutte le scuole, dove bisogna studiare. La scelta sbagliata, non esistono scelte sbagliate, ma una in assoluto esiste, quella di scegliere qualsiasi scuola essa sia con l'idea che non occorre studiare, che si può fare andando a scuola e basta. Questa è la scelta proprio sbagliata in assoluto, quindi qualsiasi scuola va affrontata con serietà e con impegno per vedere poi i risultati giusti. Non ho nient'altro da dire, grazie di tutti. La professoressa Pasella, che salutiamo anche se non è potuta venire, insomma. Vai, prof! Buongiorno. Proprio ritirato poi saluti, perché ci teneva tanto essere presente, ma poi ha avuto un impegno improvviso di formazione, di tutti gli impegni che hanno i dirigenti, sono tanti, sappiamo benissimo, quindi non è potuto venire, però ha chiesto di rappresentarle, lo faccio volentieri, anche perché la nostra scuola, come tutte le scuole, credono molto nel percorso di orientamento. Il percorso di orientamento che deve proprio arrivare a piano piano portare i ragazzi a fare una scelta. Avete visto che i colloqui gli hanno dato delle indicazioni sulla scelta, ma cos'è la scelta? Cioè, ma quanti di voi avete scelto senza avere i tuffi? Sapere che i sardi, quando vanno fuori, sono veramente delle persone che riescono a trasmettere tanto e a creare tanto, sono veramente delle persone molto creative. Quindi io sono sicuro che anche da voi qui ci saranno delle persone che hanno delle potenzialità, ma soprattutto hanno dei sogni. Ecco, una cosa che vi dico, questi sogni cercate di coltivarli, non abbiate paura di sognare. Sogno di diventare un grande imprenditore, perché no? Bisogna sognare, perché se non si sogna, i sogni non si avverano. Se uno non sogna, come fai a dire ho avverato quel sogno? Quindi sognate pure di diventare delle persone importanti, grandi. Chiaramente il tutto passa, come diceva la collega Capai, Jessica, passa attraverso un serio lavoro di studio e di impegno, perché non c'è la scuola facile, non esiste la scuola facile dove vado lì, magari poi dopo tanto mi danno, assolutamente. Esistono le scuole dove vi danno delle opportunità diverse rispetto ad altre.
Quindi io vi faccio tanti auguri, avete ancora tempo per scegliere, non sollevate ancora la mano a dire ho scelto, iniziate a pensare se questa è la strada vostra e poi continuerete a riflettere, domani ci ripensate, entrate nel sito, immagino che avete un bellissimo sito, vero, nella vostra scuola, quindi potete vedere l'offerta formativa, quindi scegliete con attenzione e una volta che avete scelto, come dicevano prima nelle motivazioni, non perché va la mia amica o il mio amichetto del cuore, ma perché io penso che quella sia la strada giusta, perché quando si va perché va l'amico del cuore, l'amica del cuore, il giorno dopo uno si gira e dice ma questa non era la mia strada, era la sua strada, ma voi non potete perseguire le strade degli altri, dovete perseguire ognuno la propria strada. Quindi tanti auguri e ringrazio a farla, non vi mettiamo dei voti, non siamo qua per giudicare, siamo qua per possibilmente aiutarvi a chiarirvi dei dubbi che avete oggi e che speriamo non vi portiate dietro, cioè dovete uscire da qua con le idee un po' più chiare. Non ci credo che non c'è una domanda, vi prego, uno che ci faccia fare una bella domanda, una domanda, uno coraggioso che ci faccia una domanda, sì, dai, sì. No.